25 anni, ufficialetto di complemento. Rico Verri si piaceva della compagnia degli altri ufficiali del reggimento, tutti del continente, i quali, non sapendo come passare il tempo in quella polverosa città dell'interno della Sicilia, s'erano messi attorno come tante mosche all'unica famiglia ospitale, la famiglia La Croce, composta dal padre, Don Palmiro, ingegnere minerario, Ciampognetta, come lo chiamavano tutti, perché distratto fischiava sempre. Dalla madre, Donna Ignazia, oriunda napoletana, intesa in paese la generala, e chiamata da loro, chissà poi perché, Donna Nicodema. E da quattro belle figliuole, pienotte e sentimentali, vivaci e appassionate, Mommina e Totina, Dorina e Nenè. Con la scusa che in continente si faceva così, quegli ufficiali, tra lo scandalo e la maldicenza di tutte le altre famiglie del paese, erano riusciti a far commettere a quelle quattro figliuole le più audaci e ridicole matterie, a prendersi con esse certe libertà di cui ogni donna avrebbe arrossito, e anche loro, certamente, se non fossero state più che sicure che proprio in continente si faceva così e nessuno avrebbe trovato da ridirci. Se le portavano a teatro nella loro barcaccia, e ogni sorella tra due ufficiali era da quello a sinistra sventagliata e contemporaneamente da quello a destra servita in bocca ad una caramella o ad un cioccolatino. In continente si faceva così. Se il teatro era chiuso, scuola di galanteria e danze e rappresentazioni ogni sera in casa La Croce. La madre suonava a tempesta sul pianoforte tutti i pezzi d'opera che avevano sentito nell'ultima stagione, e le quattro sorelle, dotate di discrete vocette, cantavano in costumi improvvisati anche le parti da uomo, coi baffetti sul labbro fatti con tappi di sughero bruciati e certi cappellacci piumati e le giubbe e le sciabole degli ufficiali. Bisognava vedere Mommina, che era la più pianotta di tutte, nella parte di Sibe, nel Faust. I cori li cantavano tutti a squarciagola, anche Donna Nicodema dal pianoforte. In continente si faceva così. E sempre per fare come si faceva in continente, quando la domenica sera suonava nella vita comunale la banda del reggimento, ognuna delle quattro sorelle si allontanava a braccetto d'un ufficiale per i viali più reconditi a inseguire le lucciole. Niente di male. Mentre la generala restava troneggiando a guardia delle seggiole d'affitto disposte in circolo vuote e fulminava i compaesani che le lanciavano occhiatacce di scherno e di disprezzo, brutti selvacci che non erano altro, idioti che non sapevano che in continente si faceva così. Tutto andò bene finché Rico Verri, il quale s'accordava prima con Donna Ignazia nell'odio per tutti i selvaggi dell'isola, a poco, innamorandosi sul serio di Mommina, non cominciò a diventare un selvaggio anche lui. E che selvaggio! Alle feste, alle matterie dei colleghi ufficiali, egli veramente non aveva mai partecipato, aveva assistito soltanto, divertendocisi. Non appena aveva voluto provarsi a fare come gli altri, cioè a scherzare con quelle ragazze, subito, da buon siciliano, aveva preso sul serio lo scherzo. E allora Dio spasso. Mommina non poté più né cantare, né ballare, né andare a teatro e neanche più ridere come prima. Mommina era buona, la più saggia tra le quattro sorelle, la sacrificata, colei che preparava agli altri i divertimenti e non ne godeva se non a costo di fatiche, di veglie e di tormentosi pensieri. Il peso della famiglia era tutto addosso a lei, perché la madre faceva da uomo anche quando Don Palmiro non era alla Zolfara. Mommina capiva tante cose, prima di tutto che gli anni passavano, che il padre con quel disordine in casa non riusciva a mettere un soldo da parte e che nessuno del paese si sarebbe mai messo con lei, come nessuno di quegli ufficiali si sarebbe mai lasciato prendere da qualcuna di loro. Il Verri invece non scherzava, tutt'altro, e certo l'avrebbe sposata se ella avesse obbedito a quelle proibizioni, resistito a tutti i costi agli incitamenti, alle pressioni, alla rivolta delle sorelle e della madre. Eccolo là, pallido,
fremente nel vederla assediata, le teneva gli occhi addosso, lì lì per scattare alla minima osservazione di uno di quegli ufficiali. E scattò difatti una sera e successe un parapiglia. Sette letterali, vetri rotti, urli, piante, convulsioni, tre sfide, tre duelli. Ferì due avversari e fu ferito dal terzo. Quando una settimana dopo, ancora col polso fasciato, si ripresentò in casa la Croce, fu investito dalla generala su tutte le furie. Mommina piangeva. Le tre sorelle cercavano di trattenere la madre, credendo più conveniente che intervenisse il padre, invece, a mettere a posto colui che senza alcuna veste s'era permesso di dettar legge in casa d'altri. Ma Don Palmiro, sordo, se ne stava al solito a fischiare di là. Svaporate le prime furie, il Verri, per puntiglio, promise che appena terminato il servizio d'ufficiale di complemento, avrebbe sposato Mommina. La generala aveva già chiesto informazioni nella vicina città sulla costa meridionale dell'isola e aveva saputo che gli era sì da giata famiglia, ma che il padre aveva fama in paese d'usuraio ed uomo così geloso che in pochi anni aveva fatto morire la moglie di crepacuore. Di fronte alla domanda di matrimonio, volle perciò che la figlia avesse qualche giorno per riflettere. E tanto lei quanto le sorelle sconsigliarono Mommina di accettare. Ma Mommina, oltre alle tante cose che capiva, aveva anche la passione dei melodrammi. Enrico Verri aveva fatto tre duelli per lei. Raul, Hernani, Don Alvaro. Ne togliermi potrò l'immagine sua dal coro. Fu irremovibile e lo sposò. Non sapeva quali patti egli per la pazzia di spuntarla contro tutti quegli ufficiali se fosse arreso col padre usuraio e quali altri avesse con se stesso stabiliti non solo per compensarsi del sacrificio che gli costava quel puntiglio ma anche per rialzarsi di fronte ai suoi compaesani a cui era ben nota la fama che nella città vicina godeva la famiglia della moglie. Imprigionata nella più alta casa del paese, sul colle isolato e ventoso, in faccia al mare africano. Tutte le finestre ermeticamente chiuse, vetrate e persiane. Una sola, piccola, aperta alla vista della lontana campagna, del mare lontano. Della cittaduzza non si scorgevano altro che i tetti delle case, i campanili delle chiese, solo tegole gialligne, più alte, più basse, spioventi per ogni verso. Enrico Verri si fece venire dalla Germania due diverse serrature speciali e non gli bastava ogni mattina aver chiuso con quelle due chiavi la porta. Stava un pezzo a sospingerla con tutte e due le braccia furiosamente per assicurarsi che era ben serrata. Non trovò una serva che volesse acconciarsi a stare in quella prigione e si condannò a scendere ogni giorno al mercato per la spesa e condannò la moglie ad attendere alla cucina e alle più umili faccende domestiche. Rincasando, non permetteva neppure al ragazzo a far servizi di salire in casa. Si caricava di tutti i pacchetti e gli involti della cesta. Richiudeva con una spallata la porta e appena liberatosi del carico, correva a ispezionare tutte le imposte, pur assicurate internamente da Lucchetti, di cui egli solo teneva le chiavi. Gli era divampata, subito dopo il matrimonio, la stessa gelosia del padre, anzi più feroce, esasperata com'era da un pentimento senza requie e dalla certezza di non potersi guardare in alcun modo per quante spranghe mettesse alla porta e alle finestre. Per la sua gelosia non c'era salvezza, era del passato. Il tradimento era lì, chiuso in quella carcere. Era in sua moglie, vivo, perenne, indistruttibile, nei ricordi di lei, in quegli occhi che avevano veduto, in quelle labbra che avevano baciato. Né ella poteva negare,
Ella non poteva altro che piangere e spaventarsi allorché se lo vedeva sopra, terribile, scontraffatto dall'ira per uno di quei ricordi che gli aveva acceso la visione sinistra dei sospetti più infami. Così, è vero, le ruggiva sul volto, ti stringeva così, le braccia, così, e la vita, come te la stringeva, così, così, e la bocca, come te la baciava, così... E la baciava, e la mordeva, e le strappò dei capelli, quei poveri capelli non più pettinati perché egli non voleva che si pettinasse più, né che più tenesse il busto, né che si prendesse la minima cura della persona. Non valse a nulla la nascita di una prima figlia e poi di una seconda. Crebbe anzi con esso il martirio di lei, e tanto più le due povere creaturine, man mano con gli anni cominciarono a comprendere. Assistevano atterrite a quei subiti assalti di pazzia furiosa, a quelle scene selvagge. Per cui i loro visini si scolorivano e si ingrandivano i loro occhi, smisuratamente. Ah, quegli occhi in quei visini smorti. Pareva che essi soltanto crescessero dalla paura che li teneva sempre sbarrati. Poteva ormai parere, tra l'altro, uno scherno atroce, la gelosia di quell'uomo per una donna a cui dietro le spalle non più sostenute dal busto erano quasi scivolate. E davanti... il ventre salito enormemente, quasi a sorreggere il grosso petto floscio. Per una donna che si aggirava per casa, ansante, con lenti passi faticosi, spettinata, imbalordita dal dolore, ridotta quasi materia inerte. Ma egli la vedeva sempre qual era stata tanti anni addietro, quando la chiamava mommina, o anche... Mommì, e subito, proferito il nome, gli veniva di stringerle le bianche fresche braccia trasparenti sotto il merletto della camicetta nera, stringergliele di nascosto, forte forte, con tutta la veemenza del desiderio, fino a farle emettere un piccolo grido. Nella villa comunale suonava allora la banda del reggimento, e il profumo intenso e soave dei gelsomini e delle zagare, nel caldo alito della sera, inebriava. Ora la chiamava Momma. O anche, quando pur con la voce la voleva percuotere, Mo. Per fortuna, da qualche tempo non stava più molto in casa. Usciva anche di sera e non rincasava mai prima del tocco. Lei non si curava affatto di sapere dove andasse. La sua assenza era il più gran sollievo che potesse sperare. Messe a letto le figliole, ogni sera stava ad aspettarlo, affacciata a quella finestretta. Guardava le stelle. Aveva sotto gli occhi tutto il paese. Una strana vista. Tra il chiarore che sfumava dai lumi delle strade anguste, brevi o lunghe, tortuose in pendio, la moltitudine dei tetti delle case, come tanti dadi neri vaneggianti in quel chiarore. Udiva nel silenzio profondo dalle viuzze più prossime qualche suono di passi, la voce di qualche donna che forse aspettava come lei, l'abbaiare di un cane e, con più angoscia, il suono dell'ora del campanile della chiesa più vicina. Perché misurava il tempo, quell'orologio? A chi segnava le ore? Tutto era morto e vano. Una di quelle sere, ritrattasi sul tardi dalla finestretta, e vedendo nella camera buttato scompostamente su una seggiola l'abito che il marito soleva indossare, era uscito quella sera più presto del solito e s'era vestito d'un altro abito che teneva riposto per le grandi occasioni. Pensò di frugare per curiosità nella giacca prima di appenderla nell'armadio. Vi trovò uno di quei manifestini di teatro a stampa che si distribuiscono nei caffè e per le vie. Vi si annunziava per quella sera appunto nel teatro della città la prima rappresentazione della Forza del Destino. Vedere quell'annunzio, leggere il titolo dell'opera e rompere in un pianto disperato fu tutt'uno. Allora ella, non potendo in prima articolar parola, si mise ad agitare quel manifestino
e poi, tranghiottendo le lacrime e scomponendo orribilmente il volto lacrimoso per sforzarlo a sorridere, cominciò a dire tra i singhiozzi che si mutavano in strani scatti di riso: il teatro, ecco qua, il teatro, la forza del destino. Ah, voi piccoline mie, povere animucce mie, non sapete. Ve lo dico io, ve lo dico io. Venite, tornate ai vostri lettucci per non raffreddarvi. Ora ve lo faccio io, sì, sì, ora ve lo faccio io. Il teatro, venite. Passando dal teatro, Rico Verri notò subito nel volto della moglie un'accensione insolita. Ella temette che il marito la toccasse, si sarebbe accorto allora del fremito convulso che ancora l'agitava tutta. Quando, la mattina seguente, egli notò qualcosa di insolito anche negli occhi delle figliuole, entrò in sospetto. Non disse nulla, ma si propose di scoprire se mai ci fosse qualche accordo segreto, sopraggiungendo in casa all'improvviso. Nel sospetto si raffermò la sera del dì seguente, trovando la moglie disfatta, con un affanno da cavallo, gli occhi schizzanti, il volto congestionato, incapace di reggersi in piedi, e le figliuole addirittura imbalordite. Rico Verri sapeva che da qualche tempo la moglie soffriva di mal di cuore e finse di credere a un improvviso assalto del male. Il giorno dopo, rincasando 2 ore prima del solito, nell'introdurre le 2 chiavi tedesche nei buchi della serratura, credette di udire strane grida nell'interno della casa, tese l'orecchio, guardò infoscandosi le finestre serrate. Chi cantava in casa sua? Miserere d'un uomo che si avvia. Sua moglie, il trovatore. Alzi la scala, trovò in camera, dietro la cortina del letto, il corpo enorme della moglie buttato per terra con un cappellaccio piumato in capo, i baffetti sul labbro fatti col sughero bruciato, e le 2 figliole sedute su 2 seggiolini accanto, immobili, con le mani sulle ginocchia, gli occhi spalancati e le boccucce aperte, in attesa che la rappresentazione della mamma seguitasse. Rico Verri, con un urlo di rabbia, s'avventò sopra il corpo caduto della moglie e lo rimosse con un piede.